Gin, tonica Macario made in Italy, rosolio, bitter violento, questo è da restare, e rosmarino. Mi ha detto però, ha detto che c'aveva della salvia appena raccolta, quindi ha detto metto pure, proviamo, vediamo che succede. Giuseppe il pescatore ha detto che lascia il trabucco aperto praticamente, quindi semplicissimo, se qualcuno vuole fare una passeggiata lì a fare una fotografia con la fidanzata, la moglie, può andarci. Quindi è dovuto andare via perché aveva il nipote Federico che si è laureato in giurisprudenza alla Cattolica a Milano, ha detto dobbiamo festeggiare, ha detto le spigole oggi si mangia, quindi doveva andare via. Ok, poi fra un po' ci organizziamo con, anche con Peppino, raccontiamo un po' Slow Food, Peppino. A disposizione. È venuto Bruno Pitta della Masseria nel Sole, lo spumante, il vino che ci accompagna per la giornata. Racconterà un po' come la loro avventura, come fanno il vino, la loro azienda agricola. Ci sono stato, è un posto meraviglioso. Prima o poi dobbiamo fare una bella iniziativa lì alla Masseria nel Sole. Si trova tra Lucera e San Severo, proprio in mezzo al tavoliere delle Puglie. Veramente bello. La cooperativa Coppa Rossa di Antonella Darnese, di Rodi Carpino, ci ha regalato un po' di arance e un po' di limoni. IGP ci tiene a dire, perché non tutti gli agrumi che ci sono né sui menù né su qualunque altra brochure eccetera, agrumi del Gargano o arance del Gargano o limoni del Gargano, se non è IGP e se non è quindi parte del consorzio che c'è a Rodi, il consorzio agrumi del Gargano. Raccolgono questi consorziati, hanno i loro giardini, si chiamano così, gli agrumeti, nei territori posti tra Rodi, Vico e Ischitella. Quella zona è l'oasi agrumaria del Gargano, posti veramente incredibili. Anche lì faremo una passeggiata in mezzo a questi giardini, probabilmente andremo a finire per una pandemia permettendo l'anno prossimo, mese di aprile, ci sono le zagare in fiore, veramente meraviglioso, e quindi aprile l'anno prossimo facciamo questa passeggiata. E quindi ci ha portato anche un olio, una bottiglia d'olio Don Ignazio, presidio Slow Food quest'anno della cooperativa Coppa Rossa, buonissimo. L'ho assaggiato io, veramente una cosa strepitosa, profumo leggermente piccante, veramente sul pane ce lo faranno assaggiare oggi Vincenzo. Niente, quindi iscrivetevi a Slow Food, io sono disponibile a prendere tutte le chi non è iscritto, perché oggi siamo tante persone iscritte a Slow Food partecipanti. Domenica 30 maggio è andata male, dovevamo essere più del doppio. Ci dovevamo mettere proprio sugli scogli, insomma, a mangiare, perché i posti poi non ce ne sarebbero stati, ma è arrivata la tempesta perfetta. Vincenzo mi ha chiamato alle 8:30 del mattino e ha detto Pio qua tutto quello che non si può, non ci riusciamo, che ci fa mangiare tutta la roba del 30 maggio, no? Immagino che Vincenzo, dopo che sia stato con Giuseppe il pescatore, abbia fatto so che poi insomma diversi di voi hanno in questi giorni già assaggiato i cocktail e il cibo, le pietanze di Vincenzo, quindi sicuramente mangeremo molto bene e ci divertiremo un po' oggi. Va bene, e vi sta portando l'aperitivo, non vi ubriacate, mi raccomando, perché le curve sono assai per il ritorno. Poi fate una bella passeggiata sulla spiaggia di Manacore prima di partire, prendete un po' d'aria. Peppino, vuoi dire due parole?